La settimana della gastronomia francese in Palestina, organizzata dal Consolato Generale di Francia e dall'Istituto Francese di Gerusalemme, ha portato chef francesi a cucinare a Gerusalemme, Ramallah e Betlemme. Al ristorante Oriouane di Ramallah, il cuoco parigino Alberto Reboledo era l'animatore dell'evento con professionisti palestinesi. Insieme hanno composto un menù alla carte che poi è stato servito ai clienti. Il menù includeva salmone alla griglia e insalata di cavolo e noci, con mousse alla zucca e anche pollo arrosto servito con melanzane alla griglia. La panettiera Wafa Lamri, arrivata da Parigi, ha partecipato anche lei a questa settimana speciale, trasmettendo la sua esperienza alle squadre locali. Pane e dolci francesi sono stati introdotti a Oriouane. Si tratta di un'esperienza e di un incredibile apprendimento per noi, con Wafa e Alberto, gli chef. La panetteria Oriouane è cambiata per sempre, non sarà mai più la stessa. Ciò che abbiamo imparato questa settimana è incredibile. La gente è davvero desiderosa di imparare. Sono molto curiosi e vogliono scoprire tutto. Se avessi potuto rimanere un mese, sarei rimasta a insegnare loro e a condividere più cose con loro. L'obiettivo della settimana gastronomica è duplice: che i cuochi francesi certamente trasmettano la loro esperienza, ma che possano anche loro scoprire la cucina palestinese. Abbiamo imparato molto da Alberto Wafa sulle tecniche francesi, soprattutto ad associare i piatti palestinesi alla cucina francese e anche a preparare piatti che uniscono le nostre due cucine. Hanno davvero tante cose che non conoscevo, come lo za'atar, lo jamid, che è incredibile, le torte alla tahina e le preparazioni che poi vengono fatte da essa. Qualcuno potrebbe darmi una cosa del genere e non saprei cosa farne, ma poco a poco loro mi hanno fatto vedere come lavorano. Un luogo ideale per condividere la cucina, ma anche per scoprire le differenze in cucina come in sala da pranzo. Sul menu on a un saumon che je sers mi-cuit. Al momento sul menù abbiamo un salmone che servo a metà cottura. E qui non sono abituati a mangiare a metà cottura. Ieri sera ci hanno restituito 4 piatti. Ci hanno chiesto di cucinare di nuovo il pesce. Anche stasera lo servirò a metà cottura. Lo proporrò di nuovo, perché per me è così che si mangia. Ricevere un cuoco e un artigiano francese ha permesso a questa impresa palestinese di fare un passo in avanti in termini di tecnica ed efficienza, un insegnamento che si può cogliere fin da ora nella loro cucina. Questa esperienza con lo chef Alberto ha dato una nuova dimensione alla nostra cucina. Chef Jihad ha imparato l'essenza di alcuni elementi della cucina francese e dei dolci, nelle tecniche di cottura, nella preparazione della carne, del pollo o del pesce, e nel taglio e nel condimento delle marinate. Dopo questa esperienza mi sono convinto che la cucina francese sia la più raffinata del mondo.